Credo in un solo Dio, Padre. Monsignor Agostinelli, dopo la nomina a Vescovo di Prato, lei oggi torna ad Arezzo per festeggiare la giornata dedicata alla Madonna del Conforto. Da aretino, quali sono le sue emozioni? Ritornare ad Arezzo per il 15 di febbraio, festa della Madonna del Conforto, è sempre una grande emozione, perché gli aretini possono essere dislocati in tante parti d'Italia, anche fuori d'Italia, ma questo giorno, 15 di febbraio, è un giorno ricordato e per chi può anche un giorno dove si rientra per venerare appunto da vicino la Madonna del Conforto. Quindi sono molto contento di essere, ecco, l'emozione è sempre quella, cioè quella della prima volta, del primo giorno, che devo dire, e quindi sono ritornato sempre molto volentieri. Anche se torno volentieri anche a Prato, perché Prato ormai è la mia casa, sono i miei amici, i miei collaboratori, ecco, la mia gente per intendersi. Ecco. Però loro mi concedono che una volta all'anno ritorni proprio qui a venerare la Madonna del Conforto. Un'emozione grande che spero di non dimenticare e di ripetere ogni anno. All'interno dell'omelia di questa mattina il Cardinale Giuseppe Betori ha invocato la protezione di Maria anche per superare i difficili momenti che la Chiesa sta vivendo. Indubbiamente abbiamo bisogno veramente della protezione di Maria Santissima per questo momento particolare che vive la Chiesa, perché sappiamo siamo in attesa del nuovo Papa. Però direi che momenti che vive, difficili che vive la società intera, momenti di difficoltà di carattere economico, di carattere sociale, ma soprattutto, ecco, come è stato detto dal Cardinale nella sua omelia, che sono momenti di difficoltà soprattutto valoriale, vale a dire mancano quelli che sono i presupposti, i riferimenti indispensabili per tutti, e questo evidentemente rende un po' precario il nostro cammino, c'è bisogno di ritrovarli. Si tratta invece di prendere parte a quel dono di sé